Il Movimento 5 Stelle, anche in Regione Lombardia, ha alzato un gran polverone, soprattutto in materia di costi della politica, ma anche di altre questioni, su cui si è spinto in valutazioni che non sempre rispecchiano quella che è la realtà. Il capogruppo leghista in Consiglio Comunale, Massimiliano Romeo, ci spiega perché. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, ieri è scoppiata una sorta di polemica con il Movimento 5 Stelle in merito ai contributi per le radio locali. In particolar modo si faceva riferimento a Radio Padania, specifichiamo qual è la questione. Intanto specifichiamo che le polemiche sono create ad arte dal Movimento 5 Stelle che non sa più a cosa aggrapparsi per far notizia. E nella fattispecie ci attribuivano il fatto che il Consiglio regionale aveva sponsorizzato per 127.000 euro Radio Padania Libera, cosa assolutamente non vera perché questa cifra, 127.000 euro, è la cifra di sostegno, diciamo così, che dà Regione Lombardia a tutte le radio locali, tra cui anche Radio Padania, quindi complessivamente tutte le radio, così come fa per le televisioni. Del resto è anche un modo per venire incontro che fa la regione, soprattutto a quelle che sono le esigenze delle piccole radio, ma in generale anche delle televisioni locali, che sappiamo che a livello economico sono molto in difficoltà. Quella era una spesa complessiva e basta. Esatto, è solo una spesa complessiva, è un finanziamento, un sostegno che viene dato regolarmente tutti gli anni, negli ultimi anni peraltro è diminuito a seguito dei tagli che ci sono stati, ma che alla fine aiuta un settore che è quello della comunicazione che effettivamente è in grandissima crisi. Quindi, anzi, sono loro stessi i primi da radio e televisione a chiederci un aiuto maggiore. Quello che possiamo fare è questo, i grillini fanno polemica su queste questioni perché non conoscono bene la materia, non approfondiscono bene e quindi questo naturalmente gli dà adito anche a fare delle brutte figure. Invece ne approfittiamo in generale, ricordiamo che proprio ieri 1 luglio è entrata in vigore la legge sulla riduzione dei costi della politica, 1,5 milioni in meno per quanto riguarda le spese di funzionamento per i consigli. Sì, in realtà noi otterremo con questo taglio dei costi della politica, che la legge è entrata in vigore proprio il 1 luglio, oltre a diminuire lo stipendio per i consiglieri, ma in realtà ci sarà un risparmio annuo complessivo delle spese della politica di 14.500.000 euro, quindi il 50% rispetto a quello che spendavamo prima. E anche qui siamo stati più bravi dei grillini, perché alla fine i grillini prevedevano nel loro progetto di legge un risparmio per 11 milioni, noi l'abbiamo portato a 14.500.000 e quindi siamo stati più bravi di loro. Motivo per cui anche su questo argomento, che il loro cavallo di battaglia, in realtà sono andate in grave profondità, in grave difficoltà, chiedo scusa. Quindi direi che c'è un po' di crisi nel grillismo in questo momento, non sapendo più a che pesci pigliare, cercano in qualche maniera di creare allarmismi che in realtà non ci sono.